La Men's Scuola Basket Arezzo non fa sconti e batte la Toscana Food Don Bosco Livorno per 81-51 tra le mura amiche del Palaestra. La partenza dei ragazzi di coach Evangelisti è subito decisa con due triple di Toia. L'intensità dell'Amen non cala con le rotazioni, l'attacco Amaranto ha piena confidenza con il canestro e in difesa il Livorno non riesce ad essere incisivo. All'intervallo lungo il vantaggio Amaranto è di 24 lunghezze. Nella ripresa il ritmo imposto dalla SBA non cala. Nell'ultimo quarto la Toscana Food inizia con un parziale di 10-0 che riduce il divario tra le due squadre, ma assestato il momento negativo l'Arezzo si riprende andando a vincere la partita con il punteggio di 81-51. Una convincente prestazione che lancia l'Amen verso la sfida in casa della capolista cecina di sabato prossimo, un test per verificare i progressi del quintetto di coach Evangelisti. Sicuro andremo a giocarci le nostre carte, sappiamo che sono una squadra molto forte, sono giocatori esperti di Serie B, quasi tutti di Serie B, è un campo difficile dove hanno perso solo una partita in tutto l'anno, però ci dobbiamo anche ricordare che all'andata qua abbiamo rimontato e abbiamo perso di 4, se non mi sbaglio. Cioè, sono partite difficili, devi essere perfetto, ma se vai con la testa giusta puoi anche fare il colpo. Facundo si è messo benissimo a disposizione della squadra, dei compagni per le sue caratteristiche. Onestamente stasera ho contato almeno 20 tiri creati da lui piedi per terra, quindi ci sta semplificando tantissimo il gioco. È un ragazzo veramente intelligente e penso ci possa far fare un gran salto di qualità. Mi trovo benissimo, mi trovo veramente comodo con Marco, con le staff, con lo che loro hanno in mente e comunque con i miei compagni di squadra mi trovo benissimo. Ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita andiamo avanti, diciamo, nel senso di trovarsi ognuno come giocatore, perché la realtà è che ho arrivato da 10 giorni e prima di quello non conosceva nessuno, quindi siamo piano piano andando avanti.